Buongiorno, io sono Filippo Barbera, sono un sociologo, insegno all'Università di Torino, Dipartimento di Scienze Sociali, dove insegno appunto sviluppo locale, innovazione sociale e teoria sociale applicata e sono socio fondatore dell'Associazione Riabilitare d'Italia, che si occupa appunto di ripopolamento dei territori montani, che sono territori, diciamo, in realtà nel nostro paese metromontani, cioè territori che stanno vicino ai territori urbani, vicino alle città. Pensate, quest'idea, insomma, di ricoprire tutta la pianura padana d'acqua, ecco, l'Italia a quel punto sarebbe, con l'esclusione del Tavoliere delle Puglie, un'unica e sola grande montagna. Territori che hanno bisogno di innovazione. L'innovazione la portano le persone, in questo caso la portano le persone che decidono di stabilirsi in montagna con progetti di vita e di lavoro innovativi. E in sociologia l'innovatore è sempre stato indicato come soggetto periferico, no? Il soggetto esterno ai contesti che porta, un po' come le api portano in giro il polline, porta innovazione, porta quindi biodiversità, la porta nei sistemi, in questo caso, nei sistemi sociali, culturali ed economici. Per questo i territori devono essere accoglienti, devono essere, come dire, devono essere in grado di assorbire l'innovazione, perché non basta l'offerta esterna di innovazione se i territori questa innovazione la respingono. E quindi occorre fare spazio agli innovatori, dare loro voce, dare loro potere, dare loro risorse, asset e capacità imprenditoriale. Come lo si fa? Lo si può fare in diversi modi, ogni territorio ha la sua via, non c'è un'unica ricetta. L'importante è che appunto i territori siano accoglienti rispetto all'innovazione e che le istituzioni regionali, le città metropolitane, le istituzioni pubbliche approntino, diciamo così, misure politiche pubbliche perché ciò avvenga in modo più fluido e più semplice. Solo così la nostra montagna potrà ritornare a essere un asset per il paese.